Vittorio Macioce del Giornale. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, si è detto, partiamo dal discorso di fine anno, un discorso che qualcuno ha osservato essere stranamente critico anche nei confronti del governo. Forse ci si aspettava un invito ulteriore alla stabilità, invece in qualche modo Napolitano ha sollecitato ulteriormente, come del resto anche nelle scorse settimane, il governo a fare riforme. Però ecco, un messaggio che comunque ha sorpreso. Sì, ha sorpreso, ma fino a un certo punto, perché comunque Napolitano si è reso conto che questo governo può superare lo scoglio del 2014 e arrivare almeno fino alla fine del 2015 soltanto se risolve le due questioni per cui è nato, ossia la crisi, uscire in qualche modo dalla crisi economica e fare quelle riforme che l'Italia aspetta in fin dei conti dal 1992, da quando ci fu il referendum Segni. È chiaro che un governo senza coraggio, un governo che diciamo, non ha un progetto politico forte, è un governo destinato a cadere in breve tempo. Napolitano anche ha anche fatto riferimento alla necessità di trovare il modo di abbassare la pressione fiscale Sì, esatto. e ha insistito sulle riforme. Quindi non vuole più un governo che governicchia, ma anche per il bene del governo c'è bisogno di alzare il tiro delle proprie ambizioni, Certo. anche Senta, perché sì. si è reso conto che Renzi può far cadere il governo con una buona scusa se questo governo si mostra lento e immobile. Certo, lo stesso Letta ha accolto perlomeno in maniera ufficiale il discorso di Napolitano con soddisfazione, si è detto in totale sintonia con il capo dello Stato, però in qualche modo il discorso stesso è stato un po' una tirata d'orecchi al Premier Letta, come lei diceva, un invito, una sollecitazione ad operare di più. Che cosa, quali cose saranno possibili a partire proprio da questi giorni? La prossima settimana si comincerà a riflettere sul cosiddetto programma 2014, potrà essere la soluzione? Allora, innanzitutto oggi Renzi ha fatto una mossa diciamo, spiazzante Sì. Perché per il governo, in particolare per Alfano, secondo me, per forse per Alfano proprio? Letta. Lei fa riferimento alla proposta dei tre modelli di legge Sì, elettorale? sono a posto sul tappeto, danno dei tempi molto stretti, detto entro fine febbraio, per risolvere la questione della legge elettorale. Ha messo sul tappeto la questione delle unioni civili e quella della cittadinanza per gli immigrati. Sì, la legge Certo, Bossi-Fini. sì, tutte questioni su cui probabilmente Alfano dovrà decidere cosa fare, Certo, ci sarà tensione perché possibile su questi temi. sì, sicuramente sì. E soprattutto bisogna riconoscere che Renzi ha preso in mano il volante dell'agenda politica, diciamo, ha messo sul tavolo del 2000, politico del 2014 la sua agenda politica, Certo. spiazzando in qualche modo anche il governo. È chiaro che Renzi non può permettersi il lusso di un governo di cui lui è segretario del più forte partito di maggioranza, in cui questo partito di maggioranza non abbia diciamo, un ruolo di Sì, leadership. quindi ci sono le condizioni perché nei prossimi mesi il governo potrà essere più produttivo di quanto non lo sia stato fino ad oggi? Questo non è Non è scontato. scontato. Ecco, quali sono i fattori che potrebbero creare ostacoli lungo la strada? Il fatto che c'è un governo di strette intese, che ha una maggioranza di numeri risicata, ma soprattutto non ha ancora una maggioranza vera politica. Sì. Cioè, su molti temi questa maggioranza non la vede allo stesso modo, non ha lo stesso sguardo. E questo dipende anche molto da cosa farà Renzi, perché Renzi può prendere due strade. Una di mettere sul tappeto temi su cui è facile trovare un accordo per questa maggioranza. Sì. In questo caso avrebbe un effetto propositivo. Se invece il suo interesse è quello di
far cadere il governo può mettere sul tappeto dei temi che sono divisivi. Sì, certo. Divisivi. E per esempio strizzare l'occhio a Grillo, come sta facendo in questi giorni con l'invito ad una collaborazione perlomeno sul fronte di alcune riforme importanti come l'abolizione del Senato. Ma torniamo alla figura di Napolitano. Lei nel suo editoriale oggi sul Giornale parla lei lo definisce il finto pacificatore e parla in qualche modo dello strapotere di Napolitano. Sì, lì cioè, il titolo non è suo. Provocatorio. Sì, okay. Il mio discorso è più di fattuale. Cioè, io a un certo punto uso un'espressione cara ai tifosi di calcio, sì. Perché è un'espressione usata dall'allenatore della Roma Garcia. Diciamo che il Napolitano ha messo il Quirinale al centro del villaggio. Mm-hmm, ovvero? Ora, il problema, ossia, cioè, ha messo il Quirinale al centro della questione politica. Mm-hmm. E non ci sarebbe nulla di male, tranne il fatto che il nostro sistema istituzionale non prevede che il Quirinale sia al centro. Certo. Ma il Quirinale sta su, sta in avrebbe alto. Un ruolo di garanzia, diciamo, sì, così, appunto, di rispetto della Costituzione. Non essendo una Repubblica presidenziale, cioè con un presidente eletto direttamente ai cittadini, il ruolo del presidente è più un ruolo di notaio. Certo. Invece in questi ultimi, insomma, alla fine del suo primo mandato, diciamo da quando ha scelto Monti come successore di Berlusconi, sì. E all'inizio del Napolitano bis, il ruolo di Napolitano non è più semplicemente quello dell'arbitro, è il regista, è l'uomo che dialoga con tutte le parti in causa, è l'uomo che sostiene il governo. Mm-hmm. Questo, ecco, questo è un governo del presidente, sicuramente. Sì. Beh, sono in molti a descriverlo proprio in questo modo. Il problema è che Napolitano si inserisce su un vuoto da parte dei, certo, partiti. Infatti io questo l'ho scritto, perché, certo, è chiaro che in politica quando si crea un vuoto politico, un vuoto di potere, c'è qualcuno che quello spazio l'ha lasciato libero, certo. Sì, che lo va a occupare. Certo. Cioè, può essere Napolitano. Il Napolitano l'ha fatto, può essere l'Europa, può essere la magistratura. Mm-hmm. Di fatto è chiaro che questo qua segna una debolezza della leadership politica e dei partiti. Ed è chiaro quindi che probabilmente anche in buona fede Napolitano ha fatto una strategia, è quella di dire cerchiamo di, in questo momento di difficoltà, di traghettare il paese dalla seconda alla terza repubblica. Però per fare questo lui ha scelto quali sono le forze che dovrebbero diventare i pilastri, sì, della Terza Repubblica. Cioè, è chiaro che lui ha fatto una scelta di campo, ha scelto ha scelto Letta e Alfano, e in qualche modo è anche diventato un elemento di divisione, certo, perché in questo momento in Italia c'è chi sta con Napolitano e chi sta contro Napolitano, non Napolitano persona, ma Napolitano come simbolo di un governo di larghe intese, un governo tecnico, come simbolo del presidente che detta i tempi della politica e che in qualche modo ha ha sospeso il tempo della, certo, politica. Lei per in particolare sì, nel suo commento di oggi appunto sul Giornale lei scrive Napolitano non è semplicemente il garante delle larghe intese ma le incarna, per lui non, sì, contano i numeri, non conta la tenuta della maggioranza, la sua ragione di vita come presidente è tutelare le larghe intese il più a lungo possibile. Napolitano non si fida più della politica, non crede nella ragionevolezza dei partiti e dunque sospende, ferma il tempo, non fa votare. Fino a quando, ecco, qual è la sua opinione? Fino a quando, anche perché se lui aspetta che i partiti rinascano, si rafforzino, eccetera, beh, forse dovrà fare anche un terzo mandato bis, un terzo mandato. Diventa no, lunga probabilmente all'inizio lui pensava di portare questo governo al minimo al 2015, se non addirittura alla fine della legislatura naturale. Ora si è accorto però, dopo l'uscita di Renzi, di Berlusconi, e dopo che Renzi è diventato segretario del PD, che probabilmente questo diventa un'impresa molto difficile. Esatto. E quindi, insomma, in questo momento lui si sta accontentando di portare oltre il 2014, quindi diciamo al 2015, il governo delle larghe intese, con la speranza che questo tempo serva a fare qualcosa. Staremo a vedere il qualcosa minimo sarà la legge elettorale. La legge elettorale, esatto. Il sogno era la riforma
istituzionale del più paese, ampia, certo. la cosa più importante e urgente, questo lo sa anche Napolitano, è trovare un modo per portare l'Italia fuori da una crisi che sta diventando lunghissima e sta scarnificando il paese. Staremo a vedere se i partiti riusciranno a dare un contributo in queste direzioni. Intanto grazie a Vittorio Macioce del Giornale per questa grazie analisi. A voi. Arrivederci, buon lavoro. Arrivederci.